Ore 14, un violento nubifragio si abbatte sul Cilento. Le aree più colpite sono Castellabate e Laureana, abitazioni allagate, imprese agricole ed artigianali sotto il fango, terreni completamente invasi dall'acqua. Si presentavano così ieri pomeriggio i due comuni cilentani. A Castellabate addirittura l'acqua esondata dal vallone Catarozza ha travolto alcune auto in sosta nell'area portuale di San Marco, scaraventandone una in mare, le altre contro un muro. A Laureana invece i danni maggiori sono stati causati dall'esondazione del fiume Testene e dei suoi affluenti. Il mare di fango ha invaso numerose aziende artigianali ed agricole, località Archi e San Paolo. Non si sono registrati tuttavia feriti. L'inferno è iniziato intorno alle 14, raccontano alcuni testimoni presenti nell'area antistante il bacino portuale di San Marco di Castellabate. L'acqua esondata dal vicino vallone ha travolto tutto ciò che ha trovato sul proprio cammino. Un'auto è finita in mare, altre contro un muro, un'altra ancora sotto un gazebo. Sembrava un inferno, racconta Nicola, proprietario di una delle auto travolte dal fango. All'improvviso abbiamo visto un muro marrone travolgere di tutto, fango e detriti vari hanno invaso anche l'area antistante la struttura ricettiva all'approdo e il vicino centro benessere. Gravi danni si sono registrati anche nella frazione Annunziate, località Maroccia, dove alcune abitazioni sono state invase da acqua e fango. Per una famiglia di 4 persone è stato necessario perfino lo sgombero. Fino a tarda sera in tante altre abitazioni sono proseguite incessanti le operazioni di pulizia. Allagato anche il corso centrale di Santa Maria di Castellabate, con i commercianti che da tempo denunciano il riproporsi di fenomeni con l'arrivo della pioggia. In zona per diverse ore sono stati impegnati i vigili del fuoco, carabinieri, guardia costiera, vigili urbani, uomini della comunità montana e personale locale della protezione civile. La situazione non è facile perché ci sono diverse abitazioni allagate ed una sgomberata, oltre a smottamenti vari su tutto il territorio comunale, dice il sindaco di Castellabate, Cossabile Spinelli. Continueremo a monitorare attentamente la situazione anche nelle prossime ore. A Laureana, tra Perdifume e Agropolo, il fiume Testene e i suoi affluenti sono straripati nelle località di Archi e San Paolo. Danni per numerose aziende artigianali ed agricole che sono state invase dal fango. La situazione più critica è sicuramente quella dell'oleificio Serra Maria. Una vita di sacrifici distrutta per colpa di chi non si prende cura del territorio, sottolinea l'amministratore dell'azienda di famiglia Angelo Malandrino.